Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici. Come vi ho detto già la scorsa volta, sto cominciando a registrare le puntate con un po' più in anticipo rispetto al solito. Questa puntata, che dovrebbe essere quella del martedì, io la sto registrando, diciamo, di venerdì, ora di pranzo, ecco, nella mia pausa pranzo, ecco, dal lavoro, e quindi ben prima che dell'uscita della puntata di domenica, ok. Quindi, detto questo, saluto un po' di gente di cui riesco a vedere i commenti finora, ecco, per quanto riguarda la carriera di FIFA. Mi chiede Dattoli, mi commenta la puntata 92, bel video bro, quando arriverà il campionato spero presto. Nella scorsa stagione il campionato l'abbiamo vinto, ed è questo, per questo motivo che siamo in Champions. Però, si punta a rivincerlo, vediamo che riusciamo a fare. Perché queste sono le cose della live, ok. Commenti alla live. Anche se, comunque, Carlo Arezzi ci dice che gli è piaciuto non essere alla live, vabbè. La prossima volta, comunque, fa niente. Grazie, comunque, ha fatto anche i complimenti comunque per la live, grazie mille, insomma. Poi saluto Manuel B, che ha commentato varie cose. Intanto ci dice che dà un'informazione: l'Helsinki ha partecipato una volta, una soltanto, alla fase a gironi di Champions nel campionato 98-99. Noi abbiamo distrutto il Basilea, battuto Valencia e Chelsea, l'Helsinki ci stava mettendo dei guai al primo turno di qualificazione. Io così, FIFA è così, è meraviglioso. Saluto e rispondo anche a Luca Salvatore con tutti i commenti a cui ho risposto anche, diciamo, per iscritto direttamente nella sezione commenti dei video, sempre puntata 92. Dice, vabbè, in due commenti probabilmente dice che è troppo facile, e dice, se la squadra è forte cambia sarebbe per rendere più interessante. A parte il fatto che prima o poi dobbiamo arrivare a un punto, a un livello che la squadra sia forte per dominare il campionato, ci possa stare. Seconda cosa, tanto facile non è, tanto che purtroppo poi la puntata successiva al 93 non è andata benissimo, diciamo. La difficoltà dinamica ci ha messo il suo, quindi insomma io sliders non li toccherò, io continuo con la mia idea di non toccare le sliders e andrò fino alla fine così. Non penso neanche nelle mie serie future toccherò mai le sliders, onestamente, lo dico proprio con tutta sincerità. Sempre Manuel D, proprio quella la puntata 93, dice di fare complicato, andavano, cioè, sembra le due partite, il gioco avesse deciso che le due partite io dovessi perderle. È sempre il discorso della cosa di prima di Luca Salvatore. Mi sa che non c'è con la difficoltà dinamica non c'è bisogno di pulisco un attimo l'obiettivo, ok? Non c'è bisogno di arrivare alla di arrivare a cambiare sliders, ecco. Comunque andiamo noi a questa partita contro il Cluj, giochiamo in casa la partita contro il Cluj. Allora, io direi con questi andiamo di titolari, perché poi le riserve lo useremo in campionato. Questa è Coppa Nazionale, tra l'altro, contro quella, la nostra, diciamo, principale avversaria in campionato. Primo turno di Coppa di Romania. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sono un po' in ombra. Scusate se avete visto un attimo la mia pancia, no? Non sono in ombra, era soltanto inquadratura. Ok. Vabbè, comunque. Ok. Ci siamo. Allora, partita in casa, ok, in trasferta.
Ecco, ci sono tutti i titolari. Semmai vediamo per la panchina che possiamo fare. Qualcosa mi sa che ce la fa. Allora, per la panchina mi chiamo. Io mi porto Costin, che è un po' più fresco. A questo punto mi porto anche Aquino. Posso di cecchini. Poi per l'attacco, vabbè, Ferreira abbiamo un po' di... Allora, io Ferreira me lo terrei da parte. Allora, Galeano, io ho intensità di esame, intensità di attacco media. Io provo a portarmi Ferreira. Said è pure stanco. Io non lo so. Io non vorrei portarmi troppi, tra virgolette, giocatori rilevanti. Ecco, ma semmai proviamo. Siccome in tanti mi è stato detto Ferreira, eventualmente provalo anche come centrale. Eventualmente potrebbe essere un'idea. Per quanto riguarda Abe, è un po' stanco. Mi porto Coman in panchina. Così qualche cosa, insomma, riserva Cristea, Maurizio, vabbè, sono più o meno lì. Vabbè, oh, signori, io direi andare avanti così, andiamo avanti in questa maniera, andiamo alla partita, vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi. Eccoci, pronti a andare a partire campionato, primo turno di Coppa Nazionale, Coppa che credo che abbiamo vinto nella scorsa stagione. Quindi andiamo per difendere, insomma, il titolo, la Coppa vinta la scorsa stagione. Allora, onestamente, vincere non è prioritario, però vincerla non mi farebbe schifo. Non mi farebbe schifo, porca miseria. Vabbè, fa niente. L'importante è che comunque la chiudiamo prima dei supplementari. Comunque, già abbiamo iniziato bene. Dai ragazzi. Poggia qui. Bailey. Da fuori. Ancorando. Va bene così. Primo palo. Vai. Corner in aria. No. Intervento così, palla ancora pericolosa. Porca. Respinge il difensore. Osimhen. Giro! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Attenzione Osimhen! Attenzione Osimhen, uscita di pochissimo, tra l'altro. Veramente di pochissimo. Ok. Dalla Osi. Osi. Quello farebbe fallo, comunque. Ecco, grazie. Hanno una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vedremo come sfrutteranno questa punizione. Allora, Benedetti. Conclusione che... da lunga distanza che per poco non sorprendeva. Vabbè. Il portiere. Sì, palla che sfiora Legni, terminando sul Vabbè. Fondo. Osimhen. Bailey, lo manda fuori tempo. Bailey, Mason. Bailey, 1-0. Niente, Bailey comincia a fare la differenza adesso. Comincia a sentirsi il suo 88 di overall. Grande Mason, grandissima azione di Mason Bailey. E manda fuori tempo un difensore. Lo supera. Diciamo più che in dribbling, in velocità. E fulmina il portiere avversario. Bene Mason, bene così. Grande Mason. Grande Mason, 1-0. E adesso vediamo se riusciamo a chiuderla. Signori, vediamo se riusciamo a chiuderla. Il che non sarebbe male. Vediamo come riusciamo a fare. Dai ragazzi. E la... fuori gioco. Okay. La difesa, ma qui dai ragazzi. Di qua. Morris. Appoggia di qua. Benissimo. Benedetti. La sulla fascia. Benissimo. Bogle. Appoggia. Osimhen. Ed è 2-0. E Ale.
gli avversari. E Ale, e Ale, Osi, e Ale, Osi, e Ale, Osi. Perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione. Bene così. A non subirne altri in presa. Non facile. Bene così, mi sei Fiora. Piaciuto. Osi, meglio mi sei. Vabbè. Vabbè. Non so, non so se l'ha presa benissimo. Comunque, l'importante è si è fatto trovare nel posto giusto, al momento giusto. 2-0. Bene così, signore. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Bene. Ok, Boris. Ok. Bravo qui a sbarcarsi. Di qua, benissimo. Brozzo. C'era solo la potenza in questo tiro, tira completamente sballata. Fa niente, va bene. Va bene, va bene. Capita di sbagliare. Sosito la sua partita con gol e diverse conclusioni a rete, mettendo più volte la prova. Mezzo, niente, niente. Oh sì! No! Oh sì! Colpito il pallone dal difensore. Palla in out, altra possibilità dalla bandiera. Fa niente. No, 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 questa non è bella. Questa non è una bella cosa. 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 Meno male. Meno male, meno male, meno male. Lancio lungo. Vieni. Porca, mi sono accorto solo dopo. Va bene. Va bene. Ok. Può metterla in area. Vabbè, bene, potevi inserirti, però ok. Cross in mezzo. Verso il primo palo. Angolo. Fa niente. Ah, era angolo, perfetto. Va bene, fa niente, dai. Vai. Ha provato la girata di testa. Attenzione, Brozo. Il Brozo vicino al gol del 3-0. E vabbè, direi che secondo me finisce qua così. O c'è l'ultima azione? No, finisce qua così. 2-0, io direi partita. Dunque 2-0 il punteggio. A mio modesto avviso, completamente dominata. Proprio dall'inizio alla fine. Cioè, proprio non ci hanno capito niente. Secondo me non ci hanno dati partita. Guardiamo, 14 tiri a 3. Io direi che sta vittoria ce la stiamo meritando. Allora, io ho vista la situazione. Allora, cosa farei? Intanto, no, che trainer, ti si nascondi, nessun trainer, avanti, dai. Avanti. L'arbitro allora, intanto inizio così. Seconda metà della gara. Se riusciamo a fare il 3-0, turnover. Mi fa un poco di turnover. Perché insomma, penso che a quel punto la situazione possa essere chiusa. Bene. Di là, perfetto. Ebbene, no, ero Osimhen. Comunque giro. Va bene. Fa niente, fa niente, dai, fa niente. Di qua. Benissimo. E Osimhen. Osimhen. 3-0 la chiudiamo. 3-0 la chiudiamo, Osimhen. La chiude lui. La chiude Osi. La chiudo Osimhen. E con questo gol. Benissimo. La partita veramente letteralmente dominata questa parte di nostra. La regia diciamo, ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Diciamoci, non c'è storia. Questa partita non c'è storia. Bene così. Bene così. A questo punto farei i cambi. Farei entrare. Diciamo le terze linee che mi sono portato. Ecco, farei entrare Galeano. Farei entrare Kostin al posto di Boris Moldovan. Poi non so se fa entrare. Io potrei fare entrare Coman o Aquino. Non so, Coman o Aquino. Coman o Aquino. Coman o Aquino. Aquino, Aquino che gioca meno. A posto del Brozo. Aquino a posto del Brozo. Ok. Tre cambi. Giocatore abbandona il campo accompagnato un po' di turnover. Pubblico, prestazione davvero convincente la sua e si viaggia, signore. Portiamola a casa. Che poi
Chi pensa di nuovo al campionato? Dai ragazzi, due ragazzi, attenzione, però niente. Osimhen voleva servire il suo compagno di squadra, voleva essere altruista, ma niente. Così, di là sulla fascia, benissimo. Ridagliela a Kostin, benissimo. Kostin, prova il cross, niente. Aquino, prova da fuori, tiro deviato, niente. E attenzione però, fanno la boiata. Per poco non ne approfittava Pavon per 4-0. E che stiamo andando proprio alla grandissima, in mezzo di testa, e vabbè. Comunque dominio. Niente, purtroppo il fatto non dominiamo perché la... Occhio al corner. Tanto niente. Non dominiamo, diciamo la squadra titolare è quasi sempre impegnata in qualcos'altro, nel Champions, ok? Quindi vado soprattutto con le riserve. Però ormai i titolari sono fuori per questo. Per il campionato rumeno, i titolari ormai sono fuori parametro. Infatti, quelle poche volte che giochiamo con i titolari, insomma, la cosa si nota è come Pavon prova a tiro a giro, niente. E oh, Benedetti prova il tiro lui, ancora parata. Il loro portiere comunque sta facendo una paratona presso all'altra, ancora. E niente, ancora parata. Io sto facendo, diciamo, una parata verso l'altra, perché insomma, poteva essere ben più ampio lo scarto questa partita. Non è. Buon possesso palla. Ok. E là, vedi? Vedi perché non la devo approfittare. Non bisogna sottovalutarla. Vedete perché non bisogna sottovalutarla? Perché poi possono arrivare brutte sorprese. Tipo Radu che decide di prendere a pugni un pallone che può bloccare, per esempio. Un'azione spettacolare. Deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. No. Può avanzare. No. Attenzione perché è pericoloso. Sorry? Qualcuno ci può andare, per favore? Ecco. Sapevo. Lo sapevo io. Mi pare non lo sapevo. Lo sapevo. L'obiettivo rimonta. Lo sapevo. Ho sbagliato pure tasto. Vabbè. Lo sapevo. Siamo 3-1. Stiamo calmi. Ok. Cerchiamo di stare calmi. Stiamo 3-1. Ho detto stiamo calmi. Cerchiamo 3-1. Non è successo niente. Possiamo ancora portarla a casa. Stiamo tranquilli. Ce la possiamo fare. Soprattutto se crossa in questa maniera. Ce la possiamo fare. Dai ragazzi. Giusta l'interpretazione dell'arbitro. Dai ragazzi. Oh sì. Bene. Di là. Kostin. Poggia di là. Benissimo. Anzi, malissimo. Vabbè. Benedetto. No. Ok, Kostin. Bella azione di Kostin. E cresce bene il ragazzo. Konstantin Kostin cresce bene. Mi sa di tanto di un Boris Moldovan primi tempi. Ecco, corner battuto in mezzo. Cross in mezzo. Benedetti. Niente. Poi però aria Montes. Addirittura lui. Con la sua agilità da paracarro in panne, e va bene. Mancano ancora. Così. Bene. Fine. Finisce questo primo turno 3-1. Lo passiamo, diciamo, abbastanza bene. Qualche sofferenza l'ultimo quarto d'ora, al quale è arrivato anche, diciamo, il gol loro, però alla fine ce la facciamo a passare il turno. Bene così, signori. Ora avremo
da giocarci il campionato con un po' di riserve. Le impressioni sul match. Allora, felice la prestazione. Poi Osimhen è stato straordinario. Poi sarebbe stato meglio segnare prima. A posto. Che poi non è segnato prestissimo, ma va bene lo stesso. Ora siamo impegnati al campionato. Siamo, attenzione alla Steaua. Sì, la Steaua adesso è seconda. Di nuovo la Steaua è seconda. Tra l'altro classifica cortissima. Tra l'altro, ora questi sono, vabbè, la squadra primavera. Veniamo reso conto con Flavio Moldovan, portiere che stiamo allenando. Sto allenando così, mettiamo come eventualmente come terzo portiere per non so quale motivo, ma ok. Ecco, ma diciamo che difficilmente qualcuno di questi arriverà a essere utile alla causa, dobbiamo dirla tutta. Però cioè, sono qui, mettiamoceli, ecco, mettiamola in questa maniera. La Strugge ha vinto, voglio arrivare, se è possibile voglio vedere che fanno le altre qua. La Steaua ha vinto, quindi dobbiamo vincere anche noi. Le altre non lo sappiamo. La dirigenza dice: non stiamo seguendo i piani. Che cacchio volete? Siamo in girone di Champions. Abbiamo pure la possibilità di passare. Che volete da me? Comunque, vabbè. Andiamo. Università di Craiova. Con massiccio turnover. Massiccio, direi totale turnover. Radu, lo mettiamo in panno. Dov'è? Ripanu. Poi posto di Bogol, Birindelli per la difesa, i soliti, al posto di Montes Maurizio e Cristea al posto di Nicolaie. Sulla sinistra abbiamo il buon Raducanu, salito a 81 doverò, l'attenzione. Poi per il centrocampo direi Holm, Cecchini, Vestergaard. Attacco, beh, come al solito Ferreira, Said, Abe. E poi vediamo per la panchina chi portarci. Ci portiamo, direi, allora, vabbè, i soliti, centrocampista di entrare c'è Kostin, Sorensen proprio se proprio. Brozzo a qui nel suo posto. Per l'attacco ci portiamo, allora Bailey si fa riposino, e al suo posto mi porto, allora, Guerea o Galeano. Io punterei più su Guerea, in tutta onestà punterei più su Guerea. Galeano proprio per tipologia di giocatore, non vabbè che questo Guerea aggressività 26, io come fa a essere così poco aggressivo? Io, vabbè, comunque Guerea, togliamo Guerea. L'attacco Polenta, ci portiamo il Polenta. E al posto di Pavon mi porterei Coman. Porca miseria, no, ho sbagliato tasto. Dicevo, al posto di Pavon mi porterei Coman. Ok, Guerea va bene. Ok, direi che così possiamo anche andare. Decisamente possiamo anche andare. E andiamo a giocare questa partita. Dai ragazzi. Eccoci. In settimana non si è parlato d'altro. Pronti per questa partita del campionato. Del momento della verità. Partita assolutamente da vincere, anche perché la Steaua ha vinto, quindi cioè per me sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spazi. Io ho la vaga sensazione che torneremo alla solita situazione di sempre con noi e la Steaua, che cioè con le squadre di testa Steaua e magari anche Cluj che vincono sempre. E quindi per restare in testa dobbiamo vincere sempre anche noi. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento.
con cui scenderà sul campo delle due squadre. Io lo spero che le altre rallenti, che le altre si fermi. Però intanto la Serie A ha vinto, e se non vinciamo loro sono primi, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Negli spazi stretti. Meno male. Meno male. Dai. Su, meno male. Potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano. Ha optato per la soluzione di forza. Vai Baffetto. Vai Baffetto. Di qua, perfetto. Fatta anche la rima. Allora, Said. A metri per tira. Vediamo cosa fa ora. Ok. Abe. A giro e Ale. E Ale. Da vedere se proveranno a spingere Abe per farne un altro o se magari si affideranno a difesa. Hiroki Abe. E la mette 1-0. Bene così, dai. Bene, assolutamente bene così. Che sta succedendo? Siamo fra i che dove sono entrati dentro le che di precisione, vabbè, è stato deciso e non c'è stato nulla. Succedono da fare cose per loro. Vabbè, sono voluti andare direttamente in curva, proprio al pubblico, a festeggiare con col pubblico in curva, quindi vabbè. Ovviamente hanno fatto tutti il test, hanno fatto tutti il tampone, sono tutti negativi al coronavirus, quindi stare tranquilli, non c'è rischio per nessuno. Ok? Comunque. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. No. No. Vediamo cosa inventa ora. No. No, c'era lo che sulla corsia. Ah, è lungo. Porca miseria. Male qui l'attaccante su questo tiro. Ok. Allora. Di qua. Cecchini. Ho visto. No, vabbè. No, vabbè. Niente da dire. Mamma, cioè. Ma vabbè. Ormai sta squadra ormai gioca a memoria. Gioca alla grande. Dai. Bene così. Questo è un fotomodello prestato al calcio. E va bene. Va bene. No. No. Nye. Pallone invitante. Fermalo. Hanno sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante. Che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. L'azione giusta per pareggiare. Manda via sta palla. Manda via sta palla. Oh. Bravo, per interrompere tutto. Metterla in mezzo. No. No. Attenzione perché è pericoloso. No. Però okay. Si intercettava la difesa. Meta! Se avesse qualcuno avvisi lo Sputnik che sta arrivando un pallone. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Schemino. Bellino. Schemino, bellino. Di qua però non era lì la che volevo darla, ma va bene. Jesus, ribadiscila! E la ribadisce Said, 2-0. Oh. Ci voleva sto gol, che non mi sentivo affatto tranquillo. Con un solo gol di vantaggio non mi sentivo affatto tranquillo. La mette Musa Said. Si trova al posto giusto al momento giusto. Rappace d'area di rigore. È seriamente intenzionato. Vince il titolo capocannoniere del campionato. Detto questo, io eviterei subire gol adesso. Eviterei. Ecco, grazie. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Ferreira. Jesus. 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 Scarica. Il tira niente. Prova a calciare. Ok. Qua. Posizione interessante. Bene. Lo vede. Poggia di qua. Cecchini. Niente. Olm. E dai. 3-0. E Ale. E Ale. E Ale.
Oh, ci voleva anche questo, ci voleva, signori, ci voleva. 3-0. Ha giocato di sponda con la palla, 3-0. gol di rana Intanto già me lo precisa. stavo Chiesa vedendo dal la beffa del fallo, pallone che rimette il prende palo due pali e ancora se ne sulla va. Io sua già me la posizione, stavo vedendo rischiando di sta colpire beffa. in pieno Comunque. montante. Bene così. Bene così, Dominio fin qui 3-0. assoluto in questo match. Dovrebbe Siamo finire ancora nella prima adesso parte di questo gara. primo tempo. Sì, ok. Arbitro che fa Perfetto. andare Allora, fuori il finisce adesso il corridoio primo in tempo. posizione Io severissima. 3-0 onestamente dopo i primi aspetterei ancora 45 un po' minuti. prima di fare cambi. Anche se ci sono i giocatori che non lo so. Allora, no, facciamo che i cambi li facciamo adesso, eh? Facciamoli facciamo adesso. Allora, io direi direi alla Vestergaard o salutiamo. Facciamo i cambi intanto centrocampo e Olmo, che sono quelli più stanchi. Poi, per quanto riguarda Ferreira, è bello fresco e pettinato. Non. Quello più stanco è Abe, onestamente. Però Said è quello comunque più. Cioè, potrebbe essere più determinante. In cui ingresso può essere più determinante. Facciamo una cosa. È il momento di Polenta. Dai, su. È il momento di Polenta. Daniel Martin Polenta. È il suo momento in campionato. Avanti Daniel. Inizia la ripresa del match, finora davvero a senso Avanti unico. Daniel Martin. Avanti. Polenta su di noi. Polenta per noi. Polenta con noi. Dai Bravo qui a ragazzi. smarcarsi. Dai ragazzi. È riuscito a Attenzione a finalmente trovare Manuel. l'armatore. Lo Daniel si può far Martin. saltare così facilmente. Ehi, la Palla palla sulla l'aveva linea data, poi iniziale quello ha della. tirato sghembo, però la palla Martin l'aveva data bene. È in buona Sorensen, posizione. attenzione, niente, ancora Sorensen, a Sorensen, a Sorensen, Stanno sbagliando troppo nel possesso vabbè, palla. Apre comunque, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. sulla fascia. Dai, Palla consegnata benissimo, agli avversari. Polenta, la sua fascia, bravo, Ferreira, Pallone Jesus. inquietante. Attenzione al Jesus! pericolo. Palla ancora in Niente. gioco. Stiamo molto calmi. Dobbiamo Può scambiare con il stare compagno. molto calmi. Attenzione Dobbiamo perché è pericoloso. stare Palla molto molto interessante. calmi. Intervento del difensore che concede il corner. Meno male. Poggia di qua, C'è cambio in benissimo. vista per la squadra di Sorensen. casa. Probabilmente l'allenatore non è Ok. soddisfatto. Ne sono schierati in Ridagli la campo i suoi uomini. Sorensen. Tiro di Partì! so la Sorensen! Rete! Splendido! L'allero! E che E com'è? E com'è? Qua! Rivediamo Igor. Qualcuno c'ha un Igor che prende lanciamissile al piede, posto sposta della la palla in gamba! sicurezza. Che Palla in succede linea qui? Pierluigi. Rivediamo questo gol davanti al Lazio. Pem! In gergo tecnico si dice va pigliala questa. Olè! Alla Continuano faccia a dell'Albin regalare grande Sorensen. Va calcio, gol bene. e non hanno Ok. intenzione di fermarsi. Va benissimo così. Va bene così. Che A metri volete dire? per correre. Vabbè. Ok. Bene così. Oh, Palla portiamola a qui a casa con smarcarsi. tranquillità. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Diciamo che Posizione Abe, ideale. Vale qui il difensore. attenzione Abe, Occasione niente. deviazione fondamentale del Palla difensore in che angolo. salva la porta. Bravo Lettura Samuel. perfetta e palla Ok, e recuperata. ripartiamo È allora di calato là. Ok. completamente il silenzio irreale per il momento. Gran Attenzione, palla. Martin, Polenta, C'era troppa forza in questo tiro. Pallone che è uscito anche se non di corto. Non era male quel tentativo, Martin. anche se da quella distanza Daniel avrebbe dovuto Martin quantomeno Polenta. inquadrare la porta. No. No, questa è brutta però. Questa è brutta. Qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Può ricevere una posizione interessante. Pallone invitante. E la messa. Ma poi Un chi è gol che ha questo? premiato la loro voglia. Non si sono Che riuniti allo spirito da è cui sto ripartire. capellone?
grande gol. Chi è questo? Non lascia scampo. Ferreira. È un altro Ferreira. Ma quanto Ferreira ci sono in questo gioco? Quando si gioca una porta quanti sola, Ferreira ci sono? Possiamo chi è che... il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Tiago Ferreira. Questo non sembra tipo... sembra il negativo di Socrates. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Comunque, siamo tranquilli. Tanto sei esimo. Direi che... evidentemente ce la facciamo già la a non Cugno. Prendere tre gol in tre minuti più recupero. Palla in out, andiamo tranquilli e portiamocela a casa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Sveglia però sveglia. Io comunque starei sveglio. E solo sugli ultimi minuti starei un pochino sveglio, che ne dici? Corner pigro questo, libera la difesa. Scusa, ecco, no, ecco, grande via, andiamo, avanti. Non c'è nessun attacco, va bene. Costin, attenzione, Costin, prova il tiro. Niente, sono un attimo fatto prendere dalla cosa del Costin e quindi, vabbè. Bravo qui a di là, attenzione, Polinta! E niente. Batte ancora Costin. In mezzo. Vabbè. Ecco, ok, della... poteva farmi finire l'azione già che c'è, però in effetti, vabbè. Sarà comunque quasi una passeggiata per loro oggi. Dire 4-1. Anche questo il campionato l'abbiamo vinta. Bene, così adesso. Adesso è dura. Adesso abbiamo il Chelsea in casa. Che saranno dopo la partita allo Stamford Bridge. Saranno incazzati neri dopo la partita con lo Stamford Bridge. Ok. È tutto merito dei ragazzi. Seppure buggato l'immaginetta. Vabbè. Andata una gran partita. Non siamo secondi a nessuno. È merito dei ragazzi. E basta così. Ok. E adesso la Champions, signori. La Champions. Non Maurizio. E sale 82 d'overall. Bene. La Champions. Allora, siamo a questa partita. E adesso siamo a una partita tanto importante. Scusate, abbiamo avuto relativa felicità segnando tre gol. Insomma, allora, ragazzi, sono portati molto bene. Ecco. Può essere. Facciamo così. Possiamo fare. Scelte. Dobbiamo evitare disattenzioni assolutamente. E via. Siamo in fiducia in questo momento, ma perdere sta fiducia un attimo. Adesso siamo col Chelsea. Mamma, come la vedo dura. Allora, avanti. Allora, per quanto riguarda riserve e cose varie, io poi starei proprio così, proprio preciso così. Poi gli altri, boh, vediamo. Sarei proprio così per oggi. Al massimo to. No, fa bene così, anzi, va bene così. Va bene così. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi. Eccoci. Pronti per questa partita di Champions contro il Chelsea. Ci sono presupposti per divertirci.
in casa loro abbiamo fatto un miracolo stratosferico, veramente stratosferico, una cosa inimmaginabile. Possiamo ripeterlo adesso? Adesso? Scusami, stavo incaffando la lingua. Comunque, possiamo ripeterlo adesso? Non lo so. Noi ci proviamo. Vediamo quello che riusciamo a fare. Cioè, iniziamo un fuori gioco. Oh, forza calcio. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Ma lo Celso. Meno male che ho fatto sta faccata di passarla lateralmente. Meno male. Sì. No. No. Bravi. Ma come cacchio? Meno male. C'è la parata sicura del portiere che blocca il meno male. Lancio lungo. Oh, ci arrivi. Pavon. No, no. Non ci arrivi, Pavon. Ci sarà la rimessa con le mani non per i Blues. Benissimo. No. No. Se no. No. Ehi. Ehi. Mamma mia. No, però no, no, però no. Vabbè. Era un rigore in movimento. Vabbè. Aveva lo specchio della porta completamente spalancato. Vabbè. Il Chelsea dunque conduce la gara. Doveva succedere, mi fa doveva succedere, che doveva succedere. Vabbè. Non riusciamo a fare. Dai ragazzi. Asensio. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Palacios. Però lo Celso. Però bravissimo. Passa. Ok. Non abbiamo fatto avanti. Tempo a parlare che hanno perso il però pallone. Non c'è nessuno. Pavon. 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 Ogni tanto ne esultare e sbatto qua sul braccio che regge il microfono. Scusate. Mamma Pavon. Sinceramente non mi aspettavo. L'abbiamo pareggiato. Non so come, l'abbiamo pareggiato. L'abbiamo pareggiata. Non ho idea di come sia successo, ma l'abbiamo pareggiata. L'abbiamo rimessa in piedi. Dai signori. Dai signori. Possiamo farcela. Possiamo farcela. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Ritagli la Pavon. No! Palla consegnata agli avversari. Fa niente, dai, fa niente, fa niente. Sì, però io non. Io voglio. No, dai, io perché mi dai difendere. Asensio. Lo senso. No, no, no. David oh. No, meno male. Un tiro davvero impeccabile. Meno male. Messa laterale. Dammi Benedetti. Ah. Vai. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione di accettare in fretta. Colpita con la sorte qui. Dai. Avanti. Colpire da lì. Pogo. Pogo. A campo di condizione. Pogo. Scaricalo. Benedetto! Potente ma imprecisa. Deve fare meglio da lì, Stefano. Ha optato per la soluzione di forza. Benedetti. Benedetti, Benedetti, Benedetti. Benedetti. E tu, è tu. No, bene, è tu. Facci bene, facci bene, rubagliela. Rubagliela! Mamma, non controlla. Oh sì. Sarebbe fallo volendo quello, però vabbè. Fine primo tempo, 1-1. Oh, per ora, cioè, il risultato non sarebbe malaccio, cioè, significa fin in casa, ma un pareggio contro quella che di fatto è l'avversario più forte del girone, che ci porterebbe a fare 4 punti con l'avversario più forte del girone.
E questo è il discorso. Secondo tempo che ha inizio, squadra di campo per la quarta giornata del girone della UEFA Champions League. Cioè, non saremmo messi male, però dobbiamo 45. Dobbiamo darci da fare, signori. Dai ragazzi. Intercettando bene il pallone. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Pallone. Benissimo. Vediamo cosa fa ora. In mezzo. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare. Di là. No. A sfruttare le corsie. Perché? Perché? Però. Bene. Pinto, non ci credo. Ripudisci. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Cambi. Allora. Bene. Via. Ferreira. Osimhen, allora, Vestergaard a posto di Mollo, anche non si è visto più. E Saïd al posto di Osimhen. Andiamo sui tre cambi. Ha provato, dai. Avanti. Sbagliare la bene così, no, grazie Matteo. No. La ferma lì. Conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo. Ha meritato maggior fortuna qui. Ok. Cerca e trova. Fine. Si esaurisce qui, parità. Fine. Punto a testa. Oh. Risultato che non fa. Va bene. Col Chelsea va bene, considerando che in casa loro abbiamo vinto. Col Chelsea un pareggio va benissimo. Col Chelsea il pareggio va benone. Che ha fatto le altre due? Non lo sappiamo. Non ne ho idea. Non ce lo dicono. Non ce lo dicono. Allora, Angelino, come venire tutti i complimenti. Sono felice per il pareggio. In effetti va anche bene così, insomma. I ragazzi hanno dato tutto. Ok, allora. Ora io. Tanto i primi va come. Diciamo che allora c'è un attimo di scrematura per quanto riguarda il campionato, però quello che voglio vedere prima di chiudere, prima del campionato voglio vedere la Champions, come siamo minati dopo sta partita con la Champions. Allora, il Valencia ha battuto CSKA di Mosca. Oh, noi siamo stati gli unici a perdere col CSKA di Mosca. Io non lo capisco. Se vincevamo quella partita, noi a quest'ora avevamo la qualificazione in tasca. Avremmo avuto la qualificazione in tasca vincendo quella partita. Adesso fondamentalmente ce la giocheremo nelle prossime due, che teoricamente dovrebbe essere le partite più facili, contro Valencia in casa, cioè contro Valencia ma fuori, e contro il CSKA di Mosca dovrebbe essere più facili. In realtà non è così, il CSKA ci abbiamo perso con il CSKA all'andata, e noi la prossima tra l'altro con il CSKA, puttana è bella. Però se battiamo il CSKA potremmo andare a 10. Se battiamo il CSKA, comunque vada, l'altra partita noi siamo perlomeno sicuri a qualificazione. Il problema è: batteremo il CSKA? Bella domanda! Batteremo il CSKA? Non lo so. Non ne ho assolutamente idea. Quello che vedo, quello intanto
il campionato ci vede primi, 35 punti, 2 punti dietro lo Steaua, che come al solito riparte a trottare, non si ferma più. Clugi 32, anche lì a breve giro di posta. Poi la Stradurgio ha perso un po' terreno, dopo che partita sembrava pa la nuova rivelazione, ha cominciato ad arretrare. E vabbè, comunque, alla fine sono sempre là, Steaua e Clugi, quelle due sono, non si scappa. Già anzi è stato strano non vederlo lottare Clugi per il campionato la scorsa stagione. Intanto la Finlandia ci propone di allenarli. La Finlandia, questi giocatori impegnati con nazionali, mezza nazionale rumena gliela stiamo dando noi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 giocatori, 7 quali, 7, vabbè, comunque, la Finlandia ci vuole come allenato? No, direi anche no, direi semplicemente noi ci fermiamo qua, c'è l'appuntamento alla prossima puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici, puntata in cui avremo a che fare con Kindia, Dinamo e con col CSKA di Mosca. Partite insidiose, sono insidiose, non sottovalutiamoli perché nascondono insidie. Insidiano, queste partite insidiano. Saluto a tutti quanti voi e alla prossima.